Boni individuò a pochi metri dal Niger Lapis e dal comizio, presso il portico d'ingresso della Curia Giulia, un'area di cui poi noi abbiamo riscoperto e abbiamo capito anche l'importanza. Che cosa dice lui? Una cassa, lui dice di aver individuato, non parla di vano ipogeo, lui dice solo, descrive molto brevemente questo rinvenimento, una cassa o vasca di tufo e un tronco di cilindro, come appunto stesso brevemente descrive nella rivista Notizie degli Scavi di Antichità del 1900. Sono queste le sue parole, a metri 360 dal nucleo della gradinata della Curia Giulia, proprio lì di fronte a noi, una cassa o vasca rettangolare in tufo, lunga metri 1,40, larga 0,70, alta 0,77, di fronte alla quale sorge un tronco di cilindro di tufo di diametro di 0,75. Lo studioso specifica inoltre che la cassa di tufo conteneva 18 cocci di vasi grossolani, frammenti di vasellame, campana, quindi ceramica pellice nera, e un pezzetto di intonaco colorito di rosso, quindi niente di grande rilievo, di grande importanza. In quello stesso articolo ne indica anche il posizionamento, pubblicando una lunga sezione che vedete in alto e quindi lui, questa lunga sezione che correla questo ritrovamento con le strutture archeologiche, pertinenti il complesso ipogeo appena scavato del comizio e del Niger Lapis. A questo rinvenimento Boni non attribuì una particolare importanza, tanto che se ne perse la memoria e l'esatta pubblicazione. Gli archeologi del Parco Archeologico del Colosseo, in particolare Patrizia Fortini, merito è suo, ristudiando la documentazione di scavo Giacomo Boni, gli archeologi hanno intuito l'importanza del rinvenimento, trattandosi di un vano ipogeo come desunto dai disegni di Boni, con all'interno un sarcofago, quello che Boni denomina vasca o cassa. Un monumento quindi ubicato in un luogo fortemente simbolico per la vita politica di Roma, data la prossimità al comizio, luogo di assemblea dei cittadini, sede di culti antichissimi e che è adattato alle grandi trasformazioni della città di Roma, cioè segue la vita della città di Roma. Voglio fare un riferimento al mondo greco e al mondo magno-greco, come ad esempio a Posidonia Pestimo, perché il collega Gabriel Zutriegel in questo momento sta anche conducendo una conferenza stampa sugli scavi condotti nell'Agorà di Pestimo, proprio nel luogo dove, proprio nell'Agorà, venne rinvenuta negli anni 50 una tomba simbolica dedicata al fondatore mitico della città, all'icista della città. Nel novembre del 2019 si è avviato quindi il nostro cantiere di scavo archeologico con lo smontaggio della scala Bartoli, finalizzata anche a riproporre filologicamente, proprio nell'ambito di questo progetto di valorizzazione per la pubblica fruizione, vogliamo riproporre filologicamente dell'antico accesso con portico alla Curia Giulia. E qui vorrei ringraziare l'architetto Maria Grazia Filentici, che dirige i lavori di restauro della Curia Giulia, che vedete tutta completamente avvolta dai ponteggi. E quindi vediamo una moneta dell'età mustea con la raffigurazione del portico, così come il rilievo dell'arco di Traiano Benevento, sempre con l'immagine del portico. Ma arriviamo al rinvenimento. Quindi abbiamo detto che non era per nulla scontato ritrovare il contesto che Boni descrisse nel 1900 nel Comizio degli Scavi, ma con grande emozione lo scavo ha portato al rinvenimento del vano ipogeo, proprio così come l'aveva descritto Boni, intatto, dietro una tamponatura di mattoni risalenti al restauro della Curia degli anni 30 del 1900 di Alfonso Bartoli. Quindi
con nostra sorpresa abbiamo constatato che lo stesso Vanti l'aveva visto, ma l'aveva risparmiato, quindi aveva risparmiato il vano ipogeo costruendo dei pilastrini mattoni che si vedono, potete vedere, e un solaio in travi di ferro e tabelloni decorati. Tutto il vano e l'area del portico della curia sono stati puntualmente documentati attraverso un rilievo in laser scanner in 3D. Sul fondo è visibile il sarcofago realizzato in tufo del Campidoglio, cava tra le più antiche di Roma, accanto l'elemento circolare, sempre in tufo del Campidoglio. Sui lati sud e ovest sono visibili blocchi di tufo grigio o cappellaccio. Abbiamo realizzato anche questo video che adesso potete vedere. Lo scavo archeologico riprenderà alla fine di aprile e credo ci saranno ulteriori sorprese, in quanto è evidente che sul lato occidentale del vano, lo vedete, è proprio conservata una sezione stratigrafica intatta, quindi potremo scavare la sezione stratigrafica intatta. Rarissima, poi domani abbiamo fatto tutto più o meno scavato. Inoltre, grazie a Bartoli, che ha lasciato una breve nota pubblicata poi nel volume postumo del 1963, e grazie ai disegni di Artiglio, sono state individuate due botole che sono proprio lì, nella curia, in asse con il vano ipogeo, quindi con il vano che ha restituito il sarcofago e la base. E questo vano doveva essere molto probabilmente più ampio di quello che oggi noi vediamo, in quanto tagliato dalle fondazioni della Curia Giulia di età cesariana. Nelle botole, infatti, sono visibili una serie di blocchi monumentali in tufo, forse appartenenti alla parete da chiusura del vano ipogeo. Qui, ecco, vediamo proprio il rilievo che, 3D, che mette in evidenza proprio il vano ipogeo sotto l'ingresso della curia Emilia, l'ingresso ovviamente principale, quello che dà sul foro, perché noi entriamo dagli ingressi secondari che danno verso il foro di Cesare. Allo stato attuale possiamo affermare che il sarcofago e l'elemento cilindrico, perché ci chiediamo che cronologia avrà. Questo lo sapremo più puntualmente nel momento in cui scaveremo l'intera stratigrafia. Però possiamo dire, adesso termina il filmato, qui vedrete sempre il rilievo Bonni. Sì, allora, descriviamo il filmato perché è molto emozionante, perché adesso stiamo entrando nella camera. Ecco, così vediamo, vedete anche com'è. Vedete sul lato il pilastro costruito da Bartoli, poi il sarcofago in fondo e questa base che non è una base di colonna ma è un elemento circolare che è proprio accanto al sarcofago. Poi su un altro lato si vedono dei blocchi, sempre in tufo ma non del Campidoglio, perché è il tufo cappellaccio. Il sarcofago l'abbiamo trovato ovviamente vuoto, non c'era nulla, perché era stato poi scavato da Giacomo Boni e Giacomo Boni riporta il contenuto del sarcofago sempre in notizie degli scavi. E quindi vedete come si colloca la camera rispetto alla curia. Vedete? Gira il... E chiaramente questa è solo quella parte attualmente visibile, ma come vi dicevo la parete di fondo, laddove è collocato il sarcofago, probabilmente si ampliava, quindi verso la curia stessa. Questa struttura, questo monumento, probabilmente, ma avremo poi conferma con la prosecuzione degli scavi, è della fine del VI. Alcuni scrittori antichi menzionano il Niger Lapis come luogo da correlare alla morte di Romolo, oltre che il luogo di sepoltura di due altri personaggi emblematici,
Faustulo, padre adottivo di Romolo e Remo, e Osto Stidio, nonno del re latino Tullio Stidio, che si colloca nel corso del VII secolo a.C. e che appunto realizza la Curia Ostilia, che è a pochi passi, perché è la curia più antica di questa dove noi siamo oggi, e che è sotto, quindi a pochi passi, accanto a noi, sotto la chiesa dei Santi Luca e Martina, quindi a pochi passi dal luogo museo. Tra tutte le fonti, un rilievo particolare, assumono gli scoliasti di Orazio e Podi, 16, che riportano un'affermazione di Varrone, secondo il quale Varrone, Romolo sarebbe stato sepolto dietro ai Rostra, proprio nella stessa posizione in cui è stata rinvenuta la camera ipogea appena ritrovata. L'ubicazione del rinvenimento raccontato con questa fonte letteraria rende del tutto verosimile che possa trattarsi di quella che gli antichi romani consideravano la tomba di Romolo, ma non è il luogo di sepoltura, poiché secondo alcuni autori antichi, Plutarco ad esempio, i senatori Bruti avrebbero ucciso Romolo e smembrato il suo corpo, mentre altre tradizioni narrano della sua assunzione in cielo, tra cui Livio. Si tratterebbe dunque di un monumento funerario realizzato in un periodo successivo alla fase di Romolo, quindi all'VIII secolo a.C., quella che, a cui tradizionalmente si attribuisce Romolo, e questo monumento venne realizzato proprio per celebrarne il culto e la memoria. In conclusione, questo rinvenimento consentirà di dare nuova luce alla storia di Roma e di costituire una tappa fondamentale, un luogo della memoria delle origini della città eterna nei futuri percorsi di visita del Foro Romano. Il Parco Archeologico del Colosseo metterà a disposizione di tutti gli studiosi i dati che a mano acquisiremo, perché crediamo che questo luogo debba essere un laboratorio di ricerca, perché solo con la condivisione dei dati la ricerca e gli studi possono progredire. E infine vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno consentito di essere qui oggi.